una gara che raccoglie, per quanto riguarda la gara competitiva, 15 km, che è una gara regionale FIDAL, è una gara regionale WISP, circa 1000 atleti partecipanti ogni anno, e anche quest'anno molto probabilmente saremo su questi numeri. Poi c'è una gara di contorno che non è una gara, ma è una camminata, che si chiama Mangialonga Run, che invece oramai da anni raccoglie più di 2500 persone. E quindi è una situazione veramente unica per Controguerra, un paese di 2500 anime che in quel giorno, la seconda domenica di novembre, diventa un paese con più di 6000 persone. Che circolano intorno al paese. Quindi è un evento sicuramente di portata eccezionale per l'Abruzzo, perché è una delle gare sicuramente più partecipate d'Abruzzo. La 15 km, come ogni anno, quest'anno avrà anche un parterre sicuramente dal punto di vista tecnico. Io parlo da quel punto di vista molto importante, perché avremo atleti internazionali di grosso calibro. Basta vedere il nostro albo della Corsa di San Martino, che è un album dal 2004 in poi, è sempre il podio, è sempre stato africano. Abbiamo quest'anno il vincitore dello scorso anno, che è un atleta del Burundi che si chiama Leonce Bukuru, che sarà presente, insieme ad un atleta keniano che si chiama Mutunga Patrick Miwika. A contrastare questi due atleti africani ci saranno tre atleti, soprattutto di livello internazionale, italiani. Sono due atleti di atletica omano: uno è Stefano Massimi, che l'anno scorso è arrivato, nel 2019 è arrivato terzo a Controguerra, ha recentemente vinto le ultime gare, domenica scorsa ha vinto a Loreto. E c'è un atleta che forse è la prima volta che viene a Controguerra, si chiama Italo Giancaterina, che è un atleta di Avezzano molto promettente. E sarà presente anche, come ogni anno, oramai da diversi anni, un atleta pugliese molto quotato, sebbene non più giovanissimo, si chiama Pasquale Rutigliano, che è sempre stato negli ultimi anni sul podio della Corsa di San Martino, sebbene non l'abbia mai vinta. Dal punto di vista femminile, invece, abbiamo due atlete di livello internazionale, che sono un atleta del Burundi che si chiama Naimana Kavalin, che vinse nel 2019 a Controguerra e torna anche quest'anno, e un atleta invece keniana si chiama Angelique Nyonemera. E a contrastare il podio africano ci sarà invece un atleta laziale che si chiama Paola Salvatori, che sono già 2 o 3 anni che viene a Controguerra, è arrivata terza nel 2022, è arrivata seconda nel 2019. Questa atleta, peraltro, 2 domeniche fa ha vinto a Foligno la mezza maratona di Foligno, quindi un'atleta che in questo momento è molto in forma, molto quotata, quindi contenderà il podio sicuramente alle africane. E sarà presente per l'ennesima volta Marcella Mancini, che è un'atleta nata a Controguerra, che vive a San Benedetto, ma che è stata 6 volte vincitrice della Corsa di San Martino e 14 volte è stata sul podio tra le prime tre. Quindi avremo anche l'onore di avere Marcello Mancini ancora tra noi.